stiamo arrivando al lungotevere a Ripa, nel cuore di Roma, dove sono ubicate le 36 botteghe artigiane chiuse da oltre 40 anni. Siamo nel cuore di Roma, siamo praticamente tra l'isola Tiberina e Porta Portese. Alla nostra destra abbiamo Trastevere, mentre dall'altra parte del fiume abbiamo l'Aventino e il Testaccio, e poi alle spalle dell'Aventino il Foro Romano, quindi diciamo le zone più interessanti e più importanti di Roma. Era un prospetto che andava direttamente sul Tevere, perché qui c'era il porto di Ripa Grande. È chiaro che tutto quanto questo ambiente aveva una funzione completamente diversa. Fatti gli argini dopo che Roma diventa capitale, poi pian piano questa è diventata, diciamo così, una via di scorrimento. Però queste botteghe sono esistite da sempre, no? Certo, col San Michele, con la sua. Proprio col San Michele. Avevano proprio la funzione di essere le botteghe degli artigiani che poi attraverso il fiume commerciavano, portavano i loro prodotti, si scambiavano le cose. La funzione originale era quella che erano botteghe. Botteghe di artigiani, nelle varie tecniche, diciamo così, di quell'artigianato che era tipico romano, che dava lavoro, che dava la possibilità di istruire per esempio anche giovani. Ma la cosa più interessante è che quando il ministero acquisì il San Michele, Triques, che era il direttore generale d'allora, avrebbe voluto ripristinare questa attività dei maestri artigiani lungo questo prospetto. Da quando il ministero è in funzione, le botteghe sono sempre rimaste chiuse. Uno spazio straordinario, eccezionale, che non è stato mai utilizzato. Nel 2004, c'è da fare questa precisazione, nel 2004 il ministro allora Urbani decise che si fece un progetto e decise che era assolutamente necessario ripristinare le botteghe, la taverna spagnola, e andò via il ministro, il progetto si interruppe e ecco qui, insomma, la storia dopo 10 anni rimane la stessa. Le botteghe non vengono aperte, alcune sono realmente occupate da archivi, ma altre sono come dire, magazzini, scantinati, sgabuzzini, depositi di roba. Io lo conosciamo, però magari io non lo conosco, il territorio era una zona che realizzavano gli arazzi. Lo spazio bellissimo che un ministero unito che c'è un'altra cosa, ma non è in energia. Sai che c'è? Che lì sopra faremo dei nostri eventi. Tu sei diplomato, è vero, vedi che il titolo conta, non conta l'esperienza, il titolo. È che è talmente grande. Allora, bollettino di attori, però non so quante cose, costa la cosa più grande, comunque, bollettino di attori, mi sono collegato con il
La riapertura delle botteghe non è solo un fatto fine a se stesso, cioè di riattivare dei luoghi dove si producono e si propongono oggetti artigianali, ma dovrebbe poter far parte di una visione, di una rinnovata visione di promozione della città di Roma, promozione culturale e verso l'offerta turistica. Questo è un luogo centrale della città e sarebbe prezioso che venisse valorizzato per la sua fruibilità turistica, realizzando e creando eventi di richiamo nell'ambito di questo spazio, che ha una potenzialità enorme e che potrebbe realmente dare lustro e nuova economia a un tessuto produttivo che ad oggi è purtroppo marginalizzato e mortificato da una speculazione anche commerciale che non rende onore al nome di Roma. In tutto questo credo che possa essere riconducibile ai più alti concetti del Made in Rome, secondo il nostro punto di vista.